Buongiorno e ben svegliati, benvenuti a 7 in punto. Questa mattina parliamo del trattamento delle complicanze dopo la ricostruzione mammaria e per affrontare questo tema qui con me questa mattina ho Stefano Duedeci, direttore dell'unità operativa di senologia dell'ospedale di Cittadella nel Padovano. Buongiorno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno agli ascoltatori. E Franco Bassetto, direttore della clinica di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei. Ricostruzione mammaria. Detta così, sembra ricostruzione mammaria dopo un intervento di mastectomia nel caso di una paziente oncologica. Uno già affronta un iter pesante legato alla malattia e da qualche anno fortunatamente è garantita la ricostruzione mammaria. E questo, già questa garanzia porterebbe a pensare va tutto bene. Certo, va tutto bene, ma ci sono delle complicanze che sono le complicanze anche insite ad ogni trattamento chirurgico. Ricordiamo ai nostri telespettatori che da qualche anno, per una legge europea recepita dalla Regione Veneto, quando si tratta di trattamento del tumore al seno, quindi di interventi di chirurgia senologica ricostruttiva, si opera in breast unit, il che vuol dire in un'equipe multidisciplinare, proprio che prende in considerazione tutti gli aspetti, quindi dalla chirurgia alla ricostruzione plastica, all'aspetto estetico, all'analisi psicologica, al trattamento delle terapie pre e post operatorie, e quindi lavorate in simbiosi chirurghi senologi e chirurghi plastici. Avete fatto un convegno, un po' il punto della situazione, un congresso regionale proprio per affrontare il tema delle, complicanze. Perché? Perché diciamo che è importante trovare dei momenti di incontro tra tutti quegli operatori che si occupano di questo tipo di patologia. Mi riferisco in particolare a chirurghi senologi, chirurghi plastici, che collaborano insieme all'interno di queste strutture che, come ha detto giustamente, si chiamano breast unit, cioè unità di senologia, dove la paziente alla quale viene diagnosticato un tumore al seno viene presa in carico da questo gruppo di professionisti che la seguono dal punto di vista della diagnosi, della terapia chirurgica, della terapia medica, della riabilitazione. Quindi all'interno di queste strutture ci sono delle persone che con delle professionalità diverse concorrono tutti al buon esito del trattamento che la paziente dovrà seguire. Ebbene, questi convegni, è il secondo che organizzo, uno l'ho organizzato l'anno scorso ed era focalizzato per lo più sui vari trattamenti ricostruttivi. Quest'anno invece ho pensato di parlare, di focalizzare l'argomento e l'attenzione su quelle che poi possono essere le complicanze di questi trattamenti. Noi oggi abbiamo a disposizione una serie di tecniche chirurgiche che ci permettono di ottenere dei risultati veramente buoni sia dal punto di vista oncologico ma anche dal punto di vista estetico. Il fatto che abbiate a disposizione più tecniche innovative con apparecchiature, ritengo, no, che certo, tecniche con l'applicazione di strumenti più sofisticati in qualche modo hanno cambiato la tipologia delle complicanze, l'hanno aumentata, l'hanno diminuita, e quali sono poi queste complicanze in modo da essere anche preparati? Certo, allora diciamo che negli ultimi anni abbiamo assistito ad un sconvolgimento di quello che è il trattamento di questo tipo di patologie in particolare, ma nella medicina in generale. Ci sono delle metodiche nuove, dei materiali nuovi soprattutto, che ci hanno permesso di fare delle cose che una volta era molto difficile fare. Parlo della ricostruzione del seno, fino a qualche decina d'anni fa l'intervento che veniva praticato era comunque sempre la mastectomia e in rarissimi casi si passava ad una ricostruzione mammaria. Oggi invece, come dicevamo prima, materiali innovativi, tecniche nuove, riusciamo a proporre alla paziente una ricostruzione che sia dal punto di vista estetico accettabile.
Però queste tecniche sono tecniche a volte molto sofisticate, hanno insite delle problematiche perché non tutti gli interventi riescono allo stesso modo. Ci sono delle problematiche legate alla paziente, a volte anche degli errori di tecnica, l'uso di materiali ad esempio inappropriati o con indicazioni sbagliate. Quindi diciamo che le cause di queste complicanze possono essere molteplici, però è importante che all'interno di una breast unit gli operatori possano sapere, riconoscere e anche prevenire queste complicanze, perché non tutte le complicanze sono imprevedibili, molte sono prevedibili se fatte, applicate con tecnica corretta e con indicazioni soprattutto corrette. Qual è l'apporto del chirurgo plastico nel prevenire le complicanze prima che curarle? Cioè, nel momento in cui appunto c'è la paziente, si esamina il caso, si capisce come intervenire, se con una mastectomia, un'asportazione del quadrante, insomma ci sono tante, tante possibilità. Il chirurgo plastico che compito ha, che funzione ha, proprio nella progettazione, chiamiamola così, nella pianificazione dell'intervento? Allora, il ruolo del chirurgo plastico è completamente cambiato perché sono cambiate innanzitutto le conoscenze anatomiche. Oggi l'anatomia che insegniamo è un'anatomia quasi di superficie, per cui siamo in grado di stabilire quali sono le unità ricostruttive costituite da cute, ghiandola che rimane in sede, che quindi non è oggetto dell'asportazione. E con la fantasia che distingue il nostro lavoro, che ci abitua in qualche modo a considerare ogni paziente a sé, quindi ogni demolizione come a sé, perché può essere fatta dal chirurgo senologo nella paziente che ha una mammella molto piccola, nella paziente che ha una mammella molto grande, che ha una mammella ptosica, che ha una mammella, oggi è un cancro che colpisce le età sempre più giovani, quindi una mammella bella, sostenuta, siamo in grado con queste conoscenze anatomiche di proporre ab initio una metodica ricostruttiva che abbia la finalità di sicuramente rispettare in maniera assoluta i canoni della radicalità oncologica, e questo è importante. Ecco Anche la perché. radicalità oncologica però è un fatto individuale. Sì. Però diciamo ci sono delle regole, quindi il chirurgo plastico, io sono del parere, non perché sono direttore di una scuola che diciamo ogni anno propone alla società 3 chirurghi plastici, e sono del parere che siano veramente interventi come sono stati pensati da chi ha creato le breast unit di cooperazione, perché se il chirurgo plastico è presente ab initio nella discussione, si discute insieme qual è il disegno, la tipologia di asportazione, finalizzato però a ciò che io poi posso avere a disposizione per ricostruire. Quindi non va più bene quello che abbiamo fatto per tanti anni, venivamo chiamati nelle sale operatorie a mastectomia eseguita, perché diciamo se oggi si discute in ambito di breast, ma anche solo proiettando l'immagine di una mammella e quindi vedendo dov'è il tumore, già ci facciamo un'idea di quali saranno i quadranti utilizzabili, di quale sarà la tecnica, perché ricordiamoci tra l'altro che noi siamo malati di armonia, simmetria e qualsiasi atto chirurgico nostro ha l'estetica come finalità. Di Ma conseguenza. è una malattia, forse anche un Ma diritto, secondo me, del paziente, della paziente, di assolutamente. poter mantenere l'armonia che gli ha Certo, donato la natura nei è stata limiti poi della considerata per. compromissione della malattia, È poi stata ovvio. considerata per tanto tempo quasi un pericolo questa, diciamo, ricerca dell'armonia con tecniche. Tanto è vero che il chirurgo plastico arrivava dopo e se necessario. Oggi invece il concetto di breast ci pone allo stesso tavolo. La paziente rimane molto colpita quando sente la discussione della mammella controlaterale, per esempio, perché la paziente malata di cancro, inizialmente coinvolta in una visita multidisciplinare, non pensa assolutamente alla mammella controlaterale. Perché dice: no, per carità, questa non si tocca, è già tanto questa.
Quando invece ci sente discutere di simmetria o addirittura della mastectomia profilattica che si fa nell'altra mammella, che non ha la finalità di svuotarla, ma anzi alla fine probabilmente di far uscire la mammella con un aspetto diverso rispetto a quello di entrata, però dove c'è armonia, c'è simmetria, c'è radicalità chirurgica, ci sono concetti di oncologia chirurgica che sono assolutamente rispettati. Quindi la figura del chirurgo plastico è diventata una figura preeminente e il problema nostro, mio, di direttore di scuola, è quello di poter anche garantire, diciamo, alle diverse equip che si occupano di oncologia, qui parliamo di mammella, ma gli ortopedici è la stessa cosa. Certo. A Padova si fa l'ortoplastica oncologica, dove l'ortopedico oncologo demolisce e il plastico subito copre la protesi, ricrea, diciamo, la forma della parte demolita. Quindi è un ruolo diverso, è un ruolo che è stato percepito dai colleghi che giustamente con i quali lavoriamo insieme, è stato percepito dalla popolazione. Ci vuole un piccolo sforzo da parte dei politici ad aiutarci a renderlo veramente quotidianità, nel senso che la paziente ha il diritto di essere visitata in breast unit da un gruppo dove si siede il radiologo, il chirurgo senologo, il chirurgo plastico e anche lo psicologo. Lo psicologo, e dà la certezza che esce con la migliore cura possibile. Quindi no, non deve esserci più il discorso no, ma vado a Padova perché c'è il grande ospedale, eccetera. No, le breast unit sono state istituite in tutta la regione, in tutti gli ospedali hub, e noi chirurghi plastici, infatti al congresso di Cittadella erano presenti i chirurghi plastici che lavorano in tutte le province, stiamo facendo questo grande sforzo. Siamo pochi, adesso ci tirano da tutte le parti, ma noi siamo ben felici di questo, perché finalmente, diciamo, oggi la società ha maturato un concetto di chirurgia plastica molto più valido rispetto al concetto del chirurgo plastico e quello che fa la rughetta della signora. Fa anche la rughetta della signora, ma perché, fa ben altro. Ma fa ben altro, quindi. Se non l'ospedale di Cittadella è la breast unit della ULS padovana, dell'ULS sì, 6. Sì. Diceva prima il professore, non occorre più andare a Padova. Però adesso io dico, se sono in provincia di Padova, per avere la garanzia che c'è una breast unit, vengo a Cittadella. Come funziona? Diciamo che sì, la breast unit dovrebbe fare come polo d'attrazione, ovviamente, perché per essere considerata una breast unit bisogna avere anche una mole di lavoro sufficiente per poter dire, per poter essere inserita in queste breast unit famose. Il limite di nuovi casi anno di tumori al seno dove è stato stabilito a 150, quindi strutture che fanno meno di 100... Ecco, però può essere anche superiore. Sì, meglio se superiore. No, perché supponiamo inferiore, che io sia una paziente, no? Il limite magari inferiore deve essere 150. Perfetto, ma io posso venire a Cittadella tranquillamente? Assolutamente sì. No, perché cioè, appunto era per... Se poi fanno più di 150 casi, le complicanze sono minori. Esatto. Perché lo scopo, più ne fai, e meno complicanze hai. Lo scopo è quello di creare queste strutture che accentrano e quindi fanno tanti casi, è proprio per creare dei professionisti, di mettere insieme dei professionisti che hanno una comprovata esperienza sul campo. Lei ha l'attenzione, appunto, in questo congresso regionale ha posto nella scelta dell'argomento le complicanze, che è anche un argomento difficile, perché uno dice, ma perché deve andare proprio a mettersi in una situazione di criticità? Perché le complicanze, anche questo è un tabù che va abbattuto, le complicanze sono quasi naturali che ci possano essere. Come si combattono? Quali sono? Anche per tranquillizzare poi la popolazione. Innanzitutto si cerca per lo più di prevenirle. Vabbè. La prevenzione delle complicanze è una cosa importante perché, come dicevo prima, stabilire il tipo di paziente che subirà quel tipo di intervento, ad esempio il paziente obeso, ovviamente non gli fai un intervento ma gliene fai un altro, il paziente che ha subito una radioterapia
per altri motivi, non può essere candidato alla ricostruzione con la protesi, quindi si procede alla programmazione di un altro tipo di ricostruzione. Per cui importante è inquadrare bene il paziente, criteri di inclusione per quel tipo di intervento e quindi prevenzione delle complicanze. Però, come tutti sappiamo, ogni tecnica, anche se eseguita alla perfezione, può avere dei risultati non così brillanti come uno si aspetta. Per cui bisogna che i chirurghi sappiano come si trattano e poterle trattare nel modo più opportuno, nel modo migliore, perché comunque ogni complicanza può essere trattata in modo diverso e oggi abbiamo a disposizione tantissime armi. Ci fa un esempio di complicanza? Penso all'infezione, non lo so, ecco. Chiaramente l'infezione, diciamo, è forse la peggiore complicanza che può capitare, quando soprattutto se si impiantano delle protesi. Chiaramente se c'è un'infezione va trattata con terapia antibiotica, con dei drenaggi, dei lavaggi della tasca dove si pone la protesi. Però per assurdo, secondo me, la popolazione di fronte all'infezione è la cosa più immediata che dopo un intervento chirurgico, quasi, non so, è una mia idea, che sia la cosa che si accetta più tranquillamente. Si accetta più se non c'è una protesi, perché diciamo che l'infezione con l'impianto di protesi in qualsiasi campo, non solo in senologia, ma in ortopedia, in cardiochirurgia, comunque l'infezione di un corpo estraneo porta nella maggior parte dei casi al rigetto del corpo estraneo, per cui è, diciamo, la complicanza più temibile che possiamo avere. Quindi, come consiglio primario, no, a chi si dovesse trovare in questa situazione, a parte ascoltarvi, ma partire dal concetto che non è automatico per tutti la ricostruzione mammaria con protesi? Sì, ci sono vari percorsi, può essere nell'immediato durante l'intervento di asportazione, ma può essere anche a step successivi, può essere fatto a parte, tanto per tranquillizzare. Diciamo che oggi la tendenza è quella di ricostruire una mammella in corso di intervento di mastectomia. Certo. È la cosa migliore, la paziente entra in sala operatoria ed esce con intervento oncologico e ricostruttivo già eseguito. Quindi questa è la situazione migliore. E in questa situazione diciamo che noi riusciamo a operare la maggior parte delle nostre pazienti. Possiamo dare una percentuale? Ma diciamo che mastectomie dove facciamo la ricostruzione immediata sono il 90%. Un bel numero. E è legato a un fattore età e patologie? O? Diciamo che, allora, chiaramente la paziente è molto anziana. Vabbè. Non le si propone neanche un intervento ricostruttivo con la protesi. Penso che però, poi con l'età si maturano altre certo, necessità. Però si parlava prima, pazienti con delle mammelle molto grandi dove la protesi non ci sta o comunque creerebbe delle asimmetrie con la mammella controlaterale, per cui o fai una riduzione controlaterale oppure pensi a qualcos'altro. Ad esempio il professor Bassetto esegue degli interventi di ricostruzione con tessuti eutologhi, e quindi le embri di IEP. Cosa sono questi embri di IEP? Sono dei embri microchirurgici. In pratica si fa l'asportazione di una parte di tessuti, che può essere dell'addome, del dorso, peduncolati con un peduncolo vascolare, e si pratica un'anastomosi vascolare per l'irrorazione, certo, chiaramente per tenere in vita questi tessuti, e si fa una ricostruzione con tessuti autologhi. Con parte di sé, insomma, sostanzialmente. Esatto. Che è la massima aspirazione. Certo, perché non c'è una protesi. E non c'è rischio di rigetto in questi casi? Non c'è il rischio di rigetto, però c'è il rischio di occlusione del vaso che nutre l'innesto. Però penso che il professor Bassetto sia più esperto, perché siate d'accordo. Questi sono interventi di alta chirurgia che si fanno. Quindi operate insieme. Selezionati. Allora, diciamo che quando lei ha chiesto le complicanze, una complicanza che noi cerchiamo di spiegare nella ricostruzione con protesi è la contrattura capsulare, che è la reazione del corpo fisiologica al corpo estraneo, che è quella di espulsione, no? Che immediata. Che diventa patologica, cioè ogni corpo estraneo che noi inseriamo, dall'infusore di insulina al pacemaker, viene vissuto dal nostro corpo come estraneo, quindi subito si forma una capsula intorno. Questa capsula, purtroppo, intorno alle protesi mammarie, qualche volta può diventare
importante determinare una contrazione, la mammella diventa dura, dolente. Le pazienti la vivono come rigetto, in realtà non è un rigetto, è una reazione patologica ad una reazione fisiologica. Quindi questo fatto esacerbato dalla radioterapia, esacerbato dal fatto che le protesi non sono eterne, esacerbato dal fatto che le protesi sono un corpo meccanico, quindi bisogna avere il coraggio di dire alle pazienti che si possono rompere, eccetera, eccetera, naturalmente ha creato nella chirurgia plastica quasi la voglia, l'esigenza di cercare delle alternative. E noi siamo oggi fautori e spingiamo la ricostruzione autologa. Lei ha detto che bello. Quali sono i limiti in questo momento della ricostruzione autologa, di ricerca? Allora, no, la ricostruzione autologa è una realtà, si parla di oncoplastica in senologia. Il problema è che per realizzarla dobbiamo essere insieme, quindi non sempre ci si riesce. Quindi noi siamo a Padova, loro sono a Cittadella, però vede che siamo qua a discuterne. Lei prima parlava di ULSS 6, ma esiste anche uno IOV, esiste un'azienda ospedaliera dove questi interventi vengono eseguiti, esistono tante chirurgie plastiche. Sono le linee guida poi che sono state date anche dalla Breast Unit. Esatto, quindi c'è oggi sicuramente uno sviluppo di tecniche autologhe, una spinta verso le tecniche autologhe, anche perché se solo gliela accendi alla paziente la possibilità, gli dice assolutamente sì, perché di protesi se ne è sentito parlare più male che bene, purtroppo, perché anche lì milioni di donne portatrici di protesi hanno una vita assolutamente normale. Poi le protesi sono cambiate da 30 anni fa, ma poi salta fuori la stupidotta della soubrette che è rimasta vedova, va in aereo e dice sono scoppiate, perché in qualche modo deve creare... Però era un intervento di 30 anni fa, se non sbaglio. Ho capito, ma allora questo, poi ultimamente le protesi, purtroppo anche nel mondo delle protesi si sono sentiti problematiche di qualità, di prodotti, eccetera. Quindi comunque la protesi è ovvio che la paziente se può la evita, l'importante è che ci sia qualcuno che ti proponga come si può evitare, non sempre si può evitare, è comunque l'intervento espansore protesi l'intervento più praticato al mondo, però indubbiamente c'è tutta una fetta di popolazione in crescita, per esempio gli obesi, quindi con i quali hai talmente tanto tessuto nella mammella che davvero la protesi non si usa. Fino agli interventi più sofisticati di cui parlava il collega, che sono gli interventi microchirurgici, il sogno di ogni donna, mi tolgo la pancia e mi ricostruiscono la mammella. Da noi questi interventi sono molto in crescita come interventi secondari, cioè le pazienti arrivano, noi vedevo l'altro giorno con i miei amministratori, siamo in crescita, 220 ricostruzioni l'anno scorso, due anni fa 250, cioè c'è un trend di aumento della chirurgia mammaria post-oncologica, ma soprattutto su, diciamo, interventi secondari, quindi una protesi che si è contratta, che si è esposta, che si è infettata, dove noi arriviamo a dire vabbè, basta. Utilizziamo una tecnica microchirurgica. Che sarebbe quale, per spiegare? Per esempio l'utilizzazione di un lembo dell'addome, dove individuiamo la sua arteria e la vena, andiamo a riconnetterli con l'arteria e la vena o vicino allo sterno o dell'ascella, sono 4 ore di intervento. Ecco, perché ricostruzioni secondarie con questa tecnica? Perché mi sembra di capire. Primarie. Ecco, lei è molto arguta. Perché? Da come lo sta descrivendo la ricostruzione secondaria, sto riabilitando la protesi. Allora, sarà un corpo estraneo, però. Allora, lei mi ha portato esattamente a dire quello che noi vorremmo in questo momento, sarebbe, noi chirurghi plastici, all'interno della Breast Unit, poter discutere per eventualmente proporre questa tecnica meravigliosa come prima scelta. Perché no? Perché no? Quindi non ci sono delle controindicazioni? No, controindicazioni non ce ne sono. Ci sono delle difficoltà logistiche, difficoltà di tempo, difficoltà di affidamento di sale operatorie. Tu hai la sala solo il martedì e quindi, cioè, poter eseguire un intervento così complesso, meglio andarlo a fare in chirurgia plastica dopo
che prima, però noi come comunità di chirurghi plastici ricostruttivi della mammella lo stiamo proponendo perché è un intervento molto valido come intervento primitivo. E anche voi come chirurghi senologi lo caldeggiate anche perché... Diciamo che questo tipo di intervento è un intervento molto complesso, come diceva il professor Bassetto, certo. È un intervento che... Non per tutti, chiaro. Quindi di alta chirurgia plastica e... A mio avviso va riservato a quei centri che hanno esperienza di questo, altrimenti anche lì, parlando di complicanze, le complicanze però sarebbero troppo alte. Però la Breast Unit ha questa finalità, no? Di avere un approccio olistico alla cura e che permette di poter fare interventi di ogni tipo, i più sofisticati, i più innovativi, certo. E quindi... anche questi di ricostruzione con il mio stesso tessuto, certo, e quindi certo. Esco dall'ospedale, mi dimentico di avere un tumore e sono bellissima, sono diventata un fiore. Sì, diciamo che comunque, questo aiuta anche la psiche, certo, no? Ma certo, comunque ad oggi la ricostruzione con protesi, diciamo, è la prima scelta, anche perché, dicevo, negli ultimi anni sono... venute fuori delle tecniche nuove. Noi abbiamo iniziato nel 2014 ad utilizzare un tipo di ricostruzione particolare che col posizionamento della protesi in sede prepettorale, cioè davanti al muscolo sottocutanea, che dà dei risultati estetici molto buoni, una bellissima tecnica che ancora deve prendere piede, ma insomma io spero che in futuro questa nuova metodica sia utilizzata sempre di più. Perché queste nuove metodiche non dilagano? Perché bisogna fare esperienza, bisogna avere esperienza, bisogna lavorare in una breast che è una tecnica nuova che ancora non è stata divulgata a sufficienza, ancora non ci sono risultati a lungo termine, c'è anche da dire, per cui come tutte le cose nuove va presa un po' con le pinze, cioè va fatta da persone che hanno già esperienza di questa cosa, secondo... È stata anche criticata per costi un po' più alti. Certo. Immaginavo che diciamo poi che la critica sottesa principale la che questione... è stata fatta è proprio la questione economica. Questo credo che sia... essendo voi poi due ospedalieri, credo che ci sia sempre un po', no, questa questione nella riorganizzazione sanitaria di un po' tarare magari gli interventi, le tipologie. La nostra azienda... A me non ha mai posto i bastoni fra le ruote, nel senso ma parlo proprio di una riorganizzazione globale, no? Devono anche trovare un attimo un nuovo assetto per quando si trattano di nuove tecnologie, anche tecnologie costose, perché oggettivamente è una tecnica che parliamo costa. Parliamo sempre comunque di applicazioni nel servizio pubblico, quindi certo. Garantite a tutti quelli che accedono al servizio pubblico. Certo, però a mio avviso i vantaggi che dà rispetto ai costi, facciamo un bilancio costo-beneficio, i benefici sono notevolmente superiori a quello che può essere il costo. È una mia opinione, però insomma benefici io credo... Benefici anche nell'abbattere il rischio di complicanze? Ci sono meno complicanze, meno problemi per la paziente, perché questa protesi viene applicata senza dover intaccare il muscolo pettorale, che normalmente viene utilizzato nella ricostruzione protesica. E, quindi un recupero funzionale, più rapido, meno non c'è doloroso. Bisogno di fisioterapia, non ci sono dolori post-operatori, degenze più brevi, insomma ci sono una serie di vantaggi per la paziente. E un ritorno notevoli, alla normalità che in molto caso rapido, di certo. Malattie oncologiche è certo, il primo per cui, passo per un po' dimenticarsi la brutta esperienza. Esatto. Ecco. E poi diciamo, come si parlava prima dei risultati estetici a mio avviso sono molto buoni. Per cui io applico questa tecnica, diciamo, nella maggior parte delle pazienti. Insomma, voi lavorate serenamente insieme senza rivalità? No, diciamo che ancora le nostre breast unit venete hanno qualche difficoltà di tipo organizzativo, legata anche un po' al fatto che il numero di chirurghi plastici che lavorano in ospedali pubblici, cioè è basso perché siamo pochi come categoria e abbiamo tanto da fare, e quindi è ovvio che non è che
ci possiamo dedicare solo alla ricostruzione mammaria. Certo, la Breast Unit ha creato adesso delle esigenze di presenza del chirurgo plastico che sono legge dello Stato, quindi in qualche modo ci dobbiamo riorganizzare, ma di che cosa tralasciamo? Le ustioni, tralasciamo le malformazioni, tralasciamo i traumi, tralasciamo l'oncologia cutanea, siete molto richiesti. Cose. Tralasciamo la chirurgia estetica di qualità, che è un altro discorso, e quindi è un dovere per uno specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, la chirurgia estetica di qualità, quindi in luoghi adatti e possibilmente senza complicanze, è un altro dovere etico che noi abbiamo. Quindi siamo un po' tirati in questo momento da però tutte voi, le parti. Però voi come chirurghi senologi li tirate volentieri e sì, collaborare, diciamo, noi donne allora, ringraziamo. Diciamo che noi cerchiamo di fare la parte che ci compete anche certo. Dal punto di vista ricostruttivo. È chiaro che i casi più complessi, come si parlava prima, ricostruzioni... è uno scambio anche di esperienze. Vanno affidate a chi ha più esperienza in questo campo di ricostruzione. Io vi devo ringraziare perché non ho più tempo a disposizione, vi ringrazio della disponibilità e anche per la testimonianza della cooperazione, della collaborazione che non è una legge dello Stato ma è un'azione fattiva per il benessere del paziente. Ringrazio Stefano Duodeci, direttore dell'unità operativa di sonologia dell'ospedale di Cittadella, ringrazio Franco Bassetto, direttore della clinica di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova, ringrazio voi per averci seguito questa mattina, ci rivediamo domani. Arrivederci, grazie.